Allora, stasera riprenderò un Pantheon che era da diversi mesi che non trattavo più, perché non è che io ne sia appassionatissima, però comunque se mi capita di trovare dei libri interessanti, con, diciamo, ho modo di leggerli, li leggo. Questo ad esempio è dedicato a questo discorso della mitologia dell'America centrale e meridionale, però questo libro è interessante perché in realtà non tratta solamente un discorso di Incas, Maya e Aztechi, che poi sono, diciamo, gli argomenti più celebri quando uno studia il discorso della mitologia dell'America del Sud, o comunque dell'America centrale. Però tratta anche un discorso di Indios dell'Amazzonia e addirittura poi cita anche delle cose interessanti relative alle tribù che vivono nell'America meridionale, dove praticamente questa zona qui, la parte estrema, ecco, diciamo, come vedete qui, questa parte qui, che effettivamente sono dei collegamenti interessanti. Tra l'altro, poi io in realtà sull'America, le civiltà, ecco, mesoamericane, ho noleggiato anche quest'altro libro, che effettivamente questa è una guida prettamente saggistica, ecco, è stato scritto da Ansel Fritz, però qui ovviamente cita solo Aztechi, Maya, Incas. Questo magari lo vedremo comunque più là, non stasera. Piuttosto stasera vedremo un riferimento interessante a qualcosa magari di poco noto, perché io non l'avevo mai letto da nessuna parte, effettivamente, che però ci permette di fare un paragone interessante, ecco, un parallelo interessante addirittura con la Venere di Willendorf. Avete un po' presente che la Venere di Willendorf è quella bellissima statuetta, probabilmente la primissima rappresentazione che noi abbiamo, che è stata fatta, è stata praticamente plasmata da mani umane, di questa, probabilmente, ecco, è una dea, questa grande madre, ma potrebbe benissimo essere anche una rappresentazione simbolica della donna, che è praticamente una delle prime forme artistiche che noi possediamo, ecco, che l'umanità ha realizzato. Una caratteristica della Venere di Willendorf è che appunto rappresenta questa donna molto in carne. Potremmo quasi dire appunto obesa, anche se obesa è un termine un po' dispregiativo forse, però rappresenta proprio questa donna molto abbondante, ecco, dalle forme, diciamo, prosperose al massimo. E stranamente questa concezione si ritrova anche in queste zone del Sud America, dove si ritrova proprio questa idea di divinità femminile abbondante. E io ovviamente che quando leggo questi libri ho sempre, diciamo, le antennine allerte, ecco, per captare tutti i riferimenti, ovviamente non potevo non paragonare questa vicenda, questo mito, con il discorso appunto della Venere di Willendorf. Quindi in realtà se fosse vera come ipotesi, come probabilità, sarebbe un ulteriore passo avanti, ecco, un ulteriore punto interessante nel discorso che poi porto avanti su questo canale, ovvero nel dimostrare che da sempre l'umanità quando doveva dare una forma al divino, ha sempre prediletto la forma femminile. La forma maschile è comunque successiva, è successiva di secoli e comunque, rispetto alla principale idea che stava dietro questi concetti, qui in realtà l'idea maschile, il concetto maschile di divinità era più incentrato su un discorso di possesso e di guerra, come sappiamo. Basterebbe appunto citare il discorso di Yahweh per dire Yahweh, signore degli eserciti, oppure anche ad esempio vicende come lo sposo di sangue, sempre prese dal discorso biblico, dove addirittura lì Yahweh assume addirittura le valenze di un dio della morte, ecco, di un dio della morte e del saccheggio. Basterebbe anche citare il dio coranico per dire, cioè, sono cose che ovviamente sappiamo bene, ecco, anche perché oggigiorno poi il discorso, ad esempio, del contesto islamico lo si sente praticamente tutti i giorni, quindi sappiamo bene che quel genere di religioni lì propongono quel genere di cosa lì. Allora, come dicevo, questo libro è davvero un libro ben fatto, un libro ovviamente per i bambini, però è pieno di illustrazioni bellissime, e
Praticamente ad un certo punto, dopo che lui ha finito di parlare di Incas, Maya e Aztechi, ci mette dentro anche negli ultimi capitoli dei discorsi interessanti relativi a delle tribù o comunque a delle zone che si conoscono meno, ecco, da un punto di vista così di conoscenza generale si conoscono meno. Io ad esempio non le conoscevo queste cose. E che ci permettono, come al solito, di fare dei collegamenti interessanti. Allora, questo capitolo, che si intitola Mistero delle valli costiere, praticamente parla di quel lembo di terra desertico di Atacama, che effettivamente io adesso non so bene cosa sia, cioè, e comunque dovrebbe essere appunto diciamo questo rilievo tutto montuoso, comunque roccioso, desertico, un deserto di tipo roccioso. Che si estende lungo la costa occidentale del Sud America dalla frontiera tra Perù ed Ecuador, alle pianure del Cile. Poi vabbè, adesso evito di leggervi tutta la storia e le relative ere, sappiate che comunque ci sono stati trovati diversi reperti archeologici, più antichi risalgono al 3800 a.C., eh? Diciamo che tra tutte poi le culture che hanno abitato questa parte del Sud America, quella più importante è quella di Chavin, che produsse anche imponenti templi. Poi, tenete presente che più a sud viveva la cultura dei Nazca, eh? Tra il 300 a.C. e il 700 d.C. Poi ovviamente queste tribù, questi gruppi sono stati ovviamente diciamo sottomessi dagli Incas. Comunque, allora, dopo avervi introdotto un po' in generale questa parte dell'America, del Centro America, anzi più del Sud America, direi appunto di leggervi quello che ci interessa, ovvero questo discorso di Nungui. Adesso vediamo chi è. Sia nelle zone montane che in quelle forestali del Sud America si coltivano molte varietà di piante eduli, diversissime tra loro a seconda degli ambienti e dei climi. Quello freddo delle Ande si presta alla coltivazione di varie qualità di patate, mentre nelle foreste pluviali tropicali prosperano la manioca, l'igname e la batata. Il mais è diffuso ovunque. Gli indios Jivaros affermano che una dea a nome Nungui permette alla manioca di farsi strada nel sottosuolo e di apparire alla superficie. Tra l'altro poi anche gli africani hanno delle dee, delle radici, eh? Ad esempio dell'igname, cioè, però ci sono diverse dee africane che appunto sono legate a questo discorso. La particolarità di questa dea è che praticamente si fa vedere assai di rado, comunque sarebbe alta 1 metro e grassissima. Chiunque voglia far crescere bene le sue piantagioni deve tentare di attrarla nel campo, persuadendola a restarvi, e Nungui allora incoraggerà la manioca a crescere grossa e polpose, danzando nottetempo tra le piante. Allora, è interessante questo riferimento, cioè sul fatto che in questa particolare zona del Sud America, come vedete qui dal discorso delle Ande, per quanto riguarda il discorso dell'agricoltura, queste popolazioni invocavano praticamente questa dea, probabilmente la dea più celebre del loro panteon, chiamata Nungui, che era praticamente una dea legata all'agricoltura, come vedete. Controllava questo discorso delle radici delle piante che dal sottosuolo apparivano in superficie. Soprattutto il discorso della manioca, eh? Sì. Soprattutto il discorso della manioca. Allora, come vedete qui, Nungui si fa vedere assai di rado, comunque sarebbe alta 1 metro e grassissima. Qui c'è anche poi un'immagine. Vedete lei che balla in mezzo al campo e sotto spuntano tutte i germogli, le radici. Allora, la cosa interessante è che proprio questo stesso popolo immaginava questa idea dell'agricoltura, della fertilità del suolo. E tenete presente che questi popoli vivevano proprio mangiando solo e esclusivamente queste cose, non è che potevano avere altri prodotti, cioè la loro economia di sussistenza era basata su queste cose. Se mancavano queste cose, queste persone andavano incontro cioè alla morte, voglio dire. E che loro la immaginassero
grassissima, obesa. Non vi fa venire in mente un po' il discorso della Venere di Willendorf che ha quelle forme lì? Si potrebbe addirittura ipotizzare che queste statuine della Venere di Willendorf magari venivano portate in delle processioni dove i personaggi che le portavano, uomini o donne, o magari anche solo donne, si potrebbe addirittura ipotizzare, danzavano con queste statuine in mano. Perché comunque, ad esempio, qui c'è questo discorso della danza. Di giorno Nungui sparisce sottoterra e la manioca perde la propria forza ed è per questo che bisogna estrarla al mattino presto. Perché Nungui arrivi occorrono una canzone che va intonata al crepuscolo, al cui ritmo la dea danzerà e tre pezzi di diaspro dette bambine di Nungui, da mettere nell'orto sotto una ciotola capovolta. C'è addirittura un discorso di idolatria. Adorazione delle pietre, eh? Quindi sono, indizi interessanti. Cioè, sono indizi che ci fanno capire ancora una volta che, innanzitutto, che la mentalità umana, ecco, la mentalità psichica che comunque regola questo discorso di archetipi, è praticamente la stessa in quasi tutte le culture. E poi ci fanno capire che quest'idea di divinità femminile grassa che serviva a far prosperare il discorso dell'agricoltura, del cibo, era presente non solo qui in Europa col discorso della Venere di Willendorf, ma addirittura qui in questa parte sperduta del Sud America. Le tre pietre bambine sono un ricordo del tempo precedente a quello in cui gli uomini hanno imparato a coltivare le piante, quando mangiavano foglie selvatiche e spesso soffrivano la fame. Un giorno andarono a un corso d'acqua con l'intento di catturarvi dei granchi e scorsero una piccola donna grassa vestita di nero che era intenta a lavare delle radici nell'acqua. Poi, ovviamente, questa sarebbe, cioè la visione, questo è il mito della dea. Queste persone chiedono: puoi darci qualcosa da mangiare? Chiesero gli uomini e Nungui, perché era proprio lei, porse loro un tubero di manioca dicendo: prendete questa bambina e mangiatela. E ogni qualvolta ne vorrete ancora, chiedetegli di portare manioca e la vostra casa sarà sempre piena di buon cibo. E così fu. Anzi, c'è addirittura questo strano riferimento a una specie di eucaristia, prendete e mangiate, come vedete, che addirittura anticipa un discorso di cristianesimo, di ostia cattolica. Sapete quando ad esempio nella messa si dice prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ecco, addirittura qua c'è addirittura questa citazione, ovviamente precedente al cristianesimo, di questa potremmo quasi dire di comunione, del fatto che praticamente Nungui dà questo tubero a queste persone, il tubero di manioca a queste persone, come se appunto fosse una specie di ostia, gli dice prendete e mangiatelo. Niente, allora, direi che quello che volevo leggervi ve l'ho letto. Ci sono poi altri miti relativi alla manioca, relativo sempre al fatto che di come appunto poi gli uomini mangiavano questo tubero. Però adesso vabbè, direi di evitare, magari questo comunque lo riporterò anche per PDF. Da un punto di vista di video mi interessava soprattutto farvi vedere che c'è questo collegamento che si può fare tra la Venere di Willendorf e questa Nungui. Niente, allora, da un punto di vista di video direi di concluderlo qui. Questo libro comunque, anche se è parecchio vecchiotto, comunque magari provate a richiederlo perché comunque contiene delle bellissime immagini di questi miti, ecco, dei miti delle popolazioni mesoamericane, che comunque sono interessanti, sono delle letture, diciamo, interessanti da fare. Probabilmente poi ai bambini piaceranno molto di più le storie relative agli animali, come vedete qui ad esempio, poi specialmente anche gli Indios, per dire, hanno praticamente quasi tutta la loro mitologia basata su un discorso di animali, quindi giaguaro, volpe, pappagallo, per dire, quindi sono comunque magari miti che possono, soprattutto quelli degli Indios, possono piacere molto ai bambini. Altrimenti, comunque, anche per chi fosse interessato in generale alla cultura mesoamericana, ci sono comunque queste belle immagini relative agli dei principali. E anche se però una pecca di questo libro, ecco, un difetto di questo libro, è che ovviamente, come al solito, di citare delle dee ne ha citate veramente poche. Coatlicue, per dire, non l'ha neanche rappresentata.
una tavola a colori. Qua ad esempio sono rappresentati solo gli dei maschili. Coat Liquor è citata in una nota striminzita ed è praticamente solo rappresentata qui per dire. Insomma, si poteva anche comunque dedicare un pochino di più, un capitolo a parte magari a un discorso delle dee dei mesoamericani che ne avevano veramente tantissime. Niente, allora, detto questo, direi di concluderlo qui il video, magari vi faccio vedere qualcosa relativo agli indios. Gli indios li avevo già trattati in una serie di video, Tra l'altro poi, come supponevo, in realtà secondo me gli Indios non hanno neanche effettivamente un discorso di divinità antropomorfa, ma hanno piuttosto un discorso di divinità zoomorfa, cioè a forma di animale, perché anche qui non ho trovato nessun riferimento relativo alla mitologia dell'Amazzonia, praticamente non ho trovato alcun riferimento agli dei, tranne un dio briccone che viene citato, che però in realtà molto probabilmente ha comunque anche lui il potere di trasformarsi in animale, quindi probabilmente tutta la mitologia degli Indios è basata su questo discorso di animali, soprattutto, più che non essere basata su un discorso di dee. Sono probabilmente praticamente tutte divinità o comunque spiriti zoomorfi, cioè a forma di animale, quindi. Comunque niente, fate il possibile per, vedete qui ad esempio il discorso del giaguaro che praticamente è onnipresente. Tra l'altro poi tenete presente che loro si travestono da giaguaro, perché ovviamente credono di assorbire il discorso del potere del giaguaro travestendosi da lui. Infatti spesso si mettono quei bastoncini nel naso proprio, o comunque si pitturano il corpo proprio per rappresentare il discorso di questo felino. Niente, allora direi di concluderlo qui il video. Allora, questo argomento lo faccio uscire anche in PDF, facendo ovviamente poi tutti i riferimenti con la Venere di Willendorf. E magari poi comunque riprenderemo l'argomento, vi leggerò l'altro libro, qualcosina magari relativo alla vita delle donne. Anche se come detto io non è un pantheon che, appre cioè, che apprezzo ovviamente, non è che lo apprezzo particolarmente, però appunto di tanto in tanto fa comunque bene leggersi un po' di tutti gli argomenti, quindi ho pensato comunque di darvi questa notizia interessante che magari non la si vede comunque di frequente sui siti Wiccan, quindi ho pensato di comunque di trattarla a livello di notizia. Niente, concludo qui, spero che il video vi sia piaciuto e ringrazio le persone che l'hanno ascoltato.